Buongiorno amici e ben ritrovati a questa puntata di Buongiorno Marcuzzo, targata giovedì 1 dicembre, 9:22 di questa giornata in cui siete in compagnia, come sempre, di Massimo Narcisi, ma soprattutto questa mattina siamo in compagnia di Stefano De Angelis, socio fondatore e direttore della Giocamondo di Ascoli Piceno. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Massimo, buongiorno. Allora Stefano, iniziamo la nostra puntata come sempre dedicata alle principali notizie che vengono dall'Italia, dal mondo e in particolare dal Marcuzzo, quindi questo territorio fra le Marche e l'Abruzzo, dove la nostra radio è presente, Radio R9 in provincia di Ascoli e provincia di Teramo. Principali notizie partendo da oltreoceano. Donald Trump ieri ha fatto l'annuncio, il futuro prossimo presidente che da gennaio prenderà i pieni poteri della Casa Bianca, ha dichiarato che lascerà tutte le sue aziende per evitare il conflitto di interessi. Poi adesso si scatena le varie ipotesi sul campo per capire quale potrebbe essere la soluzione che sceglierà. Ieri per esempio il Wall Street Journal dichiarava che potrebbero essere due le ipotesi: una, la creazione di un fondo di gestione indipendente, l'altra invece che potrebbe vendere tutto e poi investire i suoi ricavati. Staremo a vedere cosa farà il presidente, quindi nel frattempo sta costruendo la sua squadra. Venendo invece in Italia, ovviamente siamo quasi al 4 di dicembre, giornata campale, diciamo così, per quanto riguarda la politica italiana. Ci sarà il referendum, l'abbiamo già detto in tante altre puntate. Si dovrà scegliere tra il sì o il no alla riforma costituzionale proposta dal governo Renzi. Ieri è arrivato, proprio a sostegno del Premier, un importante sì da parte dell'ex fondatore, del fondatore dell'Ulivo, quindi Romano Prodi, che ha dichiarato di essere favorevole a questa riforma, anche se andrà rivisto comunque qualcosina, perché parla di una scarsa profondità, parla di mancanza di chiarezza e avverte comunque che ci sarà bisogno poi di mettere mani all'Italicum per regolare quelle che sono le regole democratiche. Quindi stiamo comunque a vedere. Renzi ringrazia per questo importante sostegno, mentre Brunetta afferma: se Prodi vota sì, è un motivo in più per votare no. Quindi comunque le tensioni ancora continuano e si va avanti in questa polemica che fra qualche giorno finirà e poi staremo a vedere cosa succederà il prossimo 5 di dicembre. Veniamo al terremoto, le notizie legate al terremoto, ormai ne parliamo da tante settimane, caro Stefano, perché è una questione che ci riguarda e ci tocca tutti da vicino. Arriva una buona notizia dall'Europa, perché l'Europa comunque sulla proposta di Juncker di ieri in Commissione Europea stanzierà dei fondi per la ricostruzione in Italia, quindi subito 30 milioni del Fondo di Solidarietà, poi ci saranno 415 milioni di fondi strutturali e infine ci sarà la modifica del regolamento di attuazione della politica di coesione 2014-2020 con la possibilità di compartecipazione al 100% dei fondi strutturali, quindi risorse che dovrebbero arrivare in Italia, ce l'auguriamo. Adesso ci sarà comunque il passaggio nel Parlamento e nel Consiglio europeo, però già è un'apertura importante nei nostri confronti. Terremoto che, mai lo sappiamo, Stefano, tu sei una scuolano doc, quindi sei anche un imprenditore del nostro territorio, ci ha toccato in maniera particolare, no? Quindi qual è un po' la tua sensazione ad oggi? Come riuscire a ripartire dopo questa batosta che ci è arrivata? Massimo, la batosta è stata tosta. Sicuramente noi siamo ovviamente in prima linea su questa vicenda, perché ci occupiamo di turismo e ci occupiamo di incoming, quindi di promuovere il territorio a livello nazionale ed internazionale. E è chiaro che l'attenzione mediatica che questo territorio ha avuto per la disgrazia che sta subendo, è chiaro che è dura da far passare e dimenticare nella mente delle persone che poi dovranno venire nel nostro territorio in vacanza, e quindi far passare la paura che ovviamente anche noi stessi che ci viviamo abbiamo, no? Sì, sì. E quindi è chiaro che sarà un processo molto lungo per far ripartire il territorio, e dovremmo essere bravi noi tutti insieme, facendo squadra con le istituzioni, con tutti coloro che ai vari livelli nazionali, regionali e anche internazionali, tu ricordavi l'Europa, ci possono aiutare per ricostruire un'immagine del territorio che poi possa essere rilanciata a 360 gradi, certo, nella nazione e nel mondo. Poi sul tema proprio della ripartenza turistica di questo territorio se ne sta discutendo da tanto, quindi anche qualche giorno fa l'assessore regionale Pieroni in qualche modo ha espresso le sue paure per questo fenomeno, che comunque ha creato in qualche modo, come dicevi tu, dei timori in chi dovrebbe venire a visitare i nostri territori. Quindi ci sarà anche qui un importante investimento da parte della Regione Marche per promuovere la regione anche fuori confine, ovviamente sia italiano che
europeo per cercare di far capire alle persone che comunque il nostro è un paese che comunque merita di essere visitato, al di là del terremoto che comunque c'è stato. Un tema importante è anche quello della ricostruzione degli edifici. Ieri c'è stato un incontro del Premier Renzi con i sindaci a Macerata, appunto i sindaci colpiti dal sisma, dove da più parti è emersa la necessità di accelerare un po' le procedure di verifica. Oggi sul Corriere Adriatico, per esempio, da Ascoli arriva il grido d'allarme perché mancano ancora 9.000 sopralluoghi da fare e la Protezione Civile non riesce a far fronte a tutte queste richieste perché si viaggia 20-30 sopralluoghi al giorno, quindi si rischiano davvero tempi molto lunghi con persone che sono fuori di casa che ancora aspettano comunque di capire l'agibilità o meno della propria abitazione. Quindi va comunque fatto qualcosa in questo senso. L'impegno c'è stato sia dal Premier Renzi che da parte del responsabile della Protezione Civile Curcio e del commissario straordinario Errani, che andranno a modificare la procedura per semplificare un po' tutto, così come si vorrà semplificare e dovrebbe arrivare a giorni proprio un decreto da parte di Errani per fare già i primi lavori di quelli che sono i danni lievi, quindi per poter consentire alle persone di rientrare a casa in quegli edifici che temporaneamente sono stati dichiarati inagibili in attesa di piccoli interventi che li possano mettere in sicurezza. Quindi da questo punto di vista ci sono raccomandazioni, speriamo che comunque si possano avere, ecco, delle certezze in questo senso. E ieri altra importante riunione, venendo proprio dalla nostra provincia, al nostro territorio di Ascoli Piceno, sul tema dei rifiuti, altra tematica molto calda, affrontata in diverse nostre trasmissioni, perché c'è ormai questa querelle tra il comune di Ascoli e l'ATA Rifiuti e la provincia di Ascoli Piceno, quindi si ragiona sulla gestione dei rifiuti. Per adesso sembrerebbe che con l'approvazione di ieri del bilancio 2016 non ci saranno aumenti della tassa perché c'è un tesoretto che permette di compensare queste somme aggiuntive, perché comunque attualmente i rifiuti, lo ricordiamo, vengono portati fuori provincia per l'indisponibilità delle nostre, sia di Rellu che della GETA. Quindi tante altre notizie. San Benedetto, mi piace sottolineare un tema legato comunque a quello che tu fai, lo dicevi, promozione turistica, una notizia che viene proprio dal consorzio turistico di San Benedetto che va verso il fallimento. Infatti ieri sera si è riunito il consiglio d'amministrazione che ha dichiarato comunque, che ha dato mandato al vice sindaco Andrea Assenti di consegnare i libri in tribunale, perché comunque c'è un ammanco di 200.000 euro e comunque c'è una totale immobilità di questo consorzio che negli anni in qualche modo, come dice il giornalista oggi del Corriere Adriatico, è servito più come bancomat dei piccoli comuni o dei comuni aderenti al consorzio invece di essere comunque, di avere quella visione di promozione turistica della Riviera delle Palme. Quindi un discorso, lo dicevamo, quello della promozione turistica, che oggi diventa sempre più importante. Tu che Stefano sei nel settore da tempo, ormai da 20 anni, poi andremo a conoscere meglio la tua realtà, quale può essere secondo te la ricetta per rilanciare il turismo nel nostro territorio, a prescindere adesso dal discorso sisma, però comunque quell'unità di intenti che da tante parti viene comunque predicata, ma poi all'atto pratico facciamo sempre fatica a metterla in campo, no? Ma guarda Massimo, in realtà noi veniamo fuori da 2 anni, il 2015 e il 2016, dove abbiamo fatto registrare sia a livello nazionale e anche a livello locale dei record di presenze a livello turistico che mai siano registrati. Addirittura secondo gli osservatori nazionali il 2016 potrebbe essere addirittura l'anno record in ambito nazionale di presenze turistiche e soprattutto di presenze turistiche straniere in Italia. Se non altro questo per sventure che gli altri paesi più vicini a noi, che tecnicamente noi definiamo di medio raggio, che sono il Nord Africa piuttosto che altre fasce, diciamo, turistiche relative al Medio Oriente, avendo subito tutta una serie di situazioni negative, è chiaro che il turismo si è concentrato in quei paesi dove potevano stare più tranquilli. Chiaramente in ambito locale fino al 24 agosto anche noi stavamo andando molto molto bene, anche noi stavamo facendo registrare anche ad Ascoli, anche sono nella fascia della Riviera, dei grandissimi record. È chiaro che dopo il terremoto tutto questo poi è da rimettere in discussione, perché ad Ascoli abbiamo avuto cali anche vicino al 100% nei mesi di ottobre, novembre, a seguito dei due sisma più importanti, e anche San Benedetto, la fascia insomma del mare, ha subito ovviamente delle problematiche. Però al di là di questo devo dire che veniamo fuori da 2 anni molto molto importanti, molto significativi, quindi il lavoro che si è fatto in questi anni sicuramente
stava portando dei frutti molto significativi. E questo, insomma, ecco, visto che è bene anche riconoscere, no, quando ci sono certo. delle importanti risultati, è bene dirlo, e devo dire, insomma, che si stava facendo un ottimo lavoro. Vediamo, adesso per il futuro ne abbiamo già parlato, sì, prima, sì. Però insomma io credo che noi siamo un popolo forte, che amiamo il territorio, che abbiamo voglia di fare, di metterci in gioco, di ripartire, quindi io sono convinto che, chiaro che per il 2017 un po' pagheremo tutta, sì, questa situazione, ma io sono convinto che nel giro di un anno e mezzo noi possiamo tranquillamente tornare ai numeri record che stanno facendo segnare prima del 24 agosto. Bene Stefano, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo qualche consiglio per gli acquisti e poi ritorniamo per scoprire la tua realtà, quella di Giocamondo, che da 20 anni è presente sul nostro territorio, che promuove il nostro territorio, che fa divertire tanti bimbi, ma soprattutto che dà lavoro a tanti giovani di Ascoli e non solo. A fra poco. 40 minuti dopo le 9 di questo giovedì 1 dicembre, in compagnia di Massimo Narcisi per una nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo. Oggi con noi Stefano De Angelis, socio fondatore e direttore di Giocamondo, questa realtà importante, questa cooperativa sociale importante che è nata ad Ascoli, è partita da Ascoli, ma adesso un po' è presente in tanti altri paesi italiani, ma anche europei, soprattutto europei. Stefano, 1996. Una data importante, perché è partita questa tua idea di dar vita a questa realtà ascolana, e su questo permettimi di un piccolo aneddoto, te l'accennavo anche nel fuori onda, perché nel 96, dovete sapere amici ascoltatori, che io e Stefano eravamo in macchina insieme, tornavamo da non mi ricordo cosa, eravamo stati a fare, forse con l'Azione Cattolica, e tu mi dicesti che avevi questa idea di far partire delle attività per ragazzi, questo pulmino carico di giochi che poi è diventato il Ludobus, per andare nelle piazze e far giocare i bambini. Da quel 1996 com'è cambiata Giocamondo? È cambiata tantissimo. Io all'epoca ero ventenne, quindi appena diplomato, e c'era forte in me questo desiderio comunque di fare qualcosa per il territorio, per i ragazzi, per la collettività. A me è sempre piaciuto viaggiare, ma con viaggiare nell'ottica di andare a capire un po' come funzionavano le altre realtà. E in qualcuno dei miei viaggi avevo già scoperto questa idea del Ludobus, che appunto, come accennavi, è un pulmino carico di giochi che va nelle piazze e crea delle feste, delle iniziative per i bambini. Siamo partiti da lì 20 anni fa. E questa idea ci ha dato un po' il là per poi creare l'azienda che Giocamondo è oggi, che insomma a partire da Ascoli Piceno oggi è un'azienda di carattere internazionale. Senti, ci puoi dare qualche numero per capire l'entità della tua azienda? Cioè oggi voi avete quante persone lavorano comunque in Giocamondo? Giocamondo oggi stabilmente fa lavorare 40 persone, 40 giovani nell'amministrazione, negli uffici del Giocamondo, e inoltre abbiamo tutta un'altra serie di attività che impiegano stabilmente altre circa 60 persone, quindi un centinaio di operatori tutto l'anno. Mentre nel periodo estivo, dove noi abbiamo il cuore dell'attività, arriviamo a impiegare tra le 300 e le 400 persone. Di solito noi diamo sempre spazio e priorità a giovani, specialmente donne del nostro territorio, fin dove questo è possibile, certo. e troviamo profili che corrispondono alle nostre ricerche. Quindi comunque una realtà importante, l'avete sentito amici, tante persone che comunque hanno la possibilità di lavorare, e il campo principale è quello dei ragazzi comunque, quindi attività per ragazzi. Dicevamo, si è partiti da quell'idea di Ludobus, ma poi oggi sono invece tante altre le iniziative che comunque fate. Si parla comunque di vacanze studio, si parla di soggiorni per i ragazzi in tante strutture che avete sul territorio, e anche di, ecco, appunto, vacanze all'estero, perché so che proprio ultimamente sei tornato da un viaggio all'estero dove stai intessendo rapporti per organizzare questi tour dei ragazzi. Sì. La nostra azienda è divisa in settori, in divisioni appunto, e quello storico, quello principale, si occupa di vacanze per ragazzi in Italia nel periodo estivo. Giocamondo nel periodo estivo mediamente fa viaggiare 4-5 mila ragazzi che provengono da tutto il territorio italiano, e con diverse attività tematiche, li ospita in strutture alberghiere di tutta Italia, dove noi
col nostro staff organizziamo tutta una serie di attività volte proprio a arricchire l'estate e renderla occasione culturale, non solo di divertimento, ma anche di studio del territorio, di studio delle tradizioni, di studio dell'Italia. E poi un altro settore molto importante che invece abbiamo messo in piedi 3 anni fa nell'ottica di una differenziazione, anche un po' rispondendo a quello che il mercato ci chiedeva, è nata Giocamondo Stadi, che è una divisione, ripeto, piuttosto recente, che proprio quest'anno ha avuto il suo apice principale e abbiamo fatto nel 2016, stiamo facendo in realtà, abbiamo ancora tanti ragazzi in giro, viaggiare oltre 1000 studenti tutta Italia in diversi paesi sia europei che extraeuropei. Abbiamo in questo momento anche con la nostra organizzazione ragazzi che stanno studiando in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, e noi oltre che chiaramente diciamo, la maggior parte dell'attività è realizzata in Inghilterra e in Spagna. E noi abbiamo diverse, all'interno di Giocamondo Stadi, diverse attività che stiamo svolgendo. C'è quella delle vacanze studio, che meno male è una attività, una pratica che tutti più o meno conoscono, quella di andare a fare 2 o 3 settimane di studio per imparare all'estero, la lingua, per approfondire, imparare la lingua. Noi purtroppo italiani siamo un po' indietro, no? Sì. nella conoscenza, nell'utilizzo della lingua inglese. E poi dentro Giocamondo Stadi abbiamo anche tutta un'altra serie di attività, per esempio uno degli ultimi settori arrivati è quello dell'high school program, quindi consentire ai ragazzi del terzo, quarto e quinto superiore di trascorrere un intero anno scolastico, lo prevede il MIUR, quindi un accordo proprio del Ministero dell'Istruzione Italiana, in uno dei paesi europei ed extraeuropei che poi viene riconosciuto questo anno all'estero all'interno del proprio curriculum di studi. Quindi non si perde la scuola andando a fare a studiare un anno all'estero, ma anzi si guadagna un'opportunità. Certo, un'opportunità. E noi per esempio tra le nostre offerte diamo anche questa possibilità sia in paesi europei che, come dicevo, extraeuropei. Per questo tipo di iniziative poi immagino che ci sia dietro tutto un lavoro che credo faccia tu o comunque tu insieme al tuo staff, proprio di contatti, di relazioni che vengono fatte tra, non so, magari strutture del posto, università, come dicevi anche prima nel fuori onda. Quindi c'è tutto un lavoro dietro per preparare questi soggiorni dei ragazzi. Sì, il lavoro è grande, è un lavoro che noi la programmazione la facciamo oramai anno per anno, quindi si programma un anno prima per l'anno dopo. Noi siamo già pronti, per esempio, stiamo per uscire con tutte le proposte per l'estate 2017, quindi già giugno, luglio, agosto 2017, nei prossimi giorni verranno pubblicate sul nostro sito, e si comincia a lavorare per preparare queste proposte già un anno prima, cioè quando i ragazzi partono già si inizia a lavorare per l'anno successivo. È un lavoro molto lungo, molto complesso, una professionalità, ne parlavo proprio ieri con alcuni miei colleghi, una professionalità quella che stiamo sviluppando dentro la nostra azienda con gli operatori che lavorano con noi, di veramente alto profilo. Senti, un'altra cosa sempre legata comunque ai ragazzi che voi fate da qualche anno e molto interessante dal mio punto di vista è il turismo scolastico, quindi avete in qualche modo accelerato dal punto di vista della promozione del nostro territorio, del Piceno, per renderlo attrattivo per le tante scolaresche. Come sta andando questa sperimentazione? Ormai sono 4-5 anni che state portando avanti. Sì, il turismo scolastico, ma anche di più, il turismo scolastico noi lo proponiamo con un catalogo che si chiama Fuori Classe, a tutte le scuole d'Italia. Questo catalogo è dedicato alle scuole scuole elementari e medie, sono cambiato nome, ma comunque sì, sono quello il target, e sono itinerari che coprono tutto il territorio nazionale e chiaramente aperte a scuole di tutta Italia, anche lì. Ovvio che essendo ascolani abbiamo molto puntato a vendere il nostro territorio, quello del Piceno, di Ascoli e delle varie e di altri borghi comunque. Sì, in questo devo dire che abbiamo avuto un grande aiuto delle varie amministrazioni, perché noi abbiamo organizzato già da diversi anni degli educational, portando qui diverse insegnanti a farli scoprire le nostre bellezze, i nostri tesori, perché purtroppo prima che arrivasse Giocamondo, questo non per vantarmi, anzi lo dico con anche con un pizzico di tristezza, il nostro territorio sul catalogo di turismo scolastico era inesistente, addirittura su cataloghi delle Marche, di tanti tour operator molto importanti in ambito nazionale, le Marche si fermavano praticamente a Recanati, cioè Recanati tra Sassi e Ancona e sotto non c'era niente, non esisteva. Quindi noi abbiamo portato anche questa,
novità importante che devo dire ha avuto un ottimo riscontro da parte di scuole di tutto il territorio. Principalmente arrivano dal Lazio e della Lombardia, ma devo dire insomma molto apprezzato un po' in tutto il territorio Tutti. nazionale. Stefano, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo ancora per scoprire le tante iniziative e tante attività che la Giocamondo porta avanti. Bene. Di nuovo insieme con una nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo, quindi ultima parte della nostra puntata di oggi, in questo giovedì 1 dicembre, in cui abbiamo con noi ospite Stefano De Angelis, socio fondatore e direttore della Giocamondo, quindi questa cooperativa, questa grande azienda presente sul nostro territorio che si occupa di turismo, di iniziative per ragazzi, ma non solo, Stefano, perché prima dicevamo la vacanze studio piuttosto che il turismo scolastico, le attività estive, che già ecco, sta per uscire il programma per il 2017, ma voi vi occupate anche di terze età, se non sbaglio, da qualche anno. Sì, ci occupiamo sempre nell'ambito turistico di soggiorni, vacanze per la terza età. Abbiamo un dipartimento che si chiama Anni d'Argento, con il quale produciamo ogni anno un catalogo molto dettagliato che consente a anziani di tutta Italia di poter partecipare a vacanze che noi organizziamo con il nostro staff, anche lì quindi produciamo direttamente, con tutta una serie di plus per loro che vanno, quindi non è una vacanza tradizionale, è proprio una vacanza ad hoc per questa fascia di età, che ovviamente ha delle esigenze particolari, quindi per esempio in ogni struttura della Giocamondo, in ogni hotel, noi presentiamo hotel 3, 4 stelle, villaggi, abbiamo per esempio presente il nostro staff che aiuta tutte le persone ospiti in tutte le attività della giornata. Poi abbiamo un nostro medico che frequenta appunto la struttura quotidianamente e che quindi garantisce, no, per la salute dei nostri ospiti. E poi chiaramente esso stesso ogni giorno prepara un mini corso delle informazioni, no, che sono molto utili alla salute dell'anziano. Poi abbiamo delle gite che organizziamo ad hoc per loro. Abbiamo delle attività specifiche che vengono fatte sempre un po' su richiesta di questo tipo di clientela particolare. Devo dire che sono molto gradite. Nell'arco del 2016 abbiamo avuto circa 600 ospiti anziani proventi un po' da tutta Italia, ed è un settore anche questo molto in crescita perché, ahimè, chiaramente la popolazione nazionale si sta Invecchia, invecchiando e invecchia. quindi è chiaro che il mercato è in È in crescita, crescita. chiaro. Senti Stefano, pensando a quel 1996 quando è iniziato tutto, che effetto ti fa oggi vedere Giocamondo sui principali cataloghi insieme ad Apritour, insieme ad altri marchi Costa Crociere? Perché so che da qualche tempo siete presenti proprio su questo tipo di cataloghi, quindi. Sì, Giocamondo adesso è leader nazionale di tour operator nella fascia, insomma, il segmento specifico di cui ci occupiamo, è chiaramente un grande orgoglio. Ma guarda Massimo, io la riflessione principale che faccio è questa: noi siamo un'azienda sicuramente di successo, un'azienda che ha raggiunto tanti obiettivi, che è partita con mille difficoltà da una piccola provincia italiana, no? Che è quella di Ascoli Piceno, e ormai insomma è un'azienda internazionale. La riflessione che mi piace fare, quindi anche grazie a questa opportunità che mi dai, è quella di anche poter essere da stimolo per tanti altri giovani che invece magari spesso io ho modo di incontrare, no? Che vengono da me, da noi, a chiedere anche opportunità di lavoro e che purtroppo hanno una visione spesso sempre molto pessimistica del mondo del lavoro, delle possibilità, della meritocrazia. Invece guardando la nostra realtà, che è fatta da persone normalissime, io insomma mi reputo giovane quando avevo 20 anni, normalissimo come tutti gli altri, sono partito completamente da zero, quindi non abbiamo ereditato un'azienda di famiglia, eppure abbiamo costruito una realtà internazionale. Quindi se ce l'abbiamo fatta noi, sicuramente ce la possono fare anche gli altri. È chiaro che occorre tanto sacrificio, tanta voglia di fare, mettersi in gioco in continuazione. Noi, come dicevi tu, siamo partiti dal Ludobus, ma è un'attività che non facciamo più perché poi nel frattempo abbiamo cambiato, bisogna Certo. saper cambiare pelle, bisogna sapersi riproporre, rimettere, come dicevo prima, in gioco, in discussione, e ci se la può fare, ci si può riuscire, è possibile. E questo è un invito che a me piace fare a tanti altri giovani, ripeto, che comunque hanno quello spirito, quel fuoco dentro, come ce l'avevo io a 20 anni e come tuttora ancora ho, e che mi spinge ad andare avanti a fare di più.
per poter avere successo anche partendo, ripeto, da una provincia così piccola come Ascoli Piceno. Quindi questo comunque è una bella testimonianza che tu dai anche ai nostri ascoltatori, quindi speriamo che qualcuno possa raccogliere questo tuo invito a provare, comunque a mettersi in gioco e a in qualche modo concretizzare quella passione, quella voglia che si ha dentro. Stefano, andando sul vostro sito, tra le tante iniziative poi c'è lo staff, no? Abbiamo detto composto da tante persone, cliccando sulla tua foto esce fuori socio fondatore e mente della Giocamondo, no? Allora, come mente ti chiedo, mi piace rapidamente approfondire due iniziative che state portando avanti da qualche tempo, soprattutto su Ascoli, il trenino, quindi che è questo Ascoli Explorer che gira per il centro storico, che poi avete anche esportato in altre città delle Marche, e poi la locanda del Medioevo, quindi questa bella intuizione che ha un po' rivitalizzato il centro storico di Ascoli. Sì, allora il trenino turistico, appunto, che ha preso il nome di Ascoli Explorer, proprio quindi l'esplorazione di Ascoli, e come dicevi tu, adesso è stato esportato anche, siamo partiti quest'anno a Urbino, lo scorso anno a Senigallia, a Pesaro, Macerata, adesso stiamo cercando anche di partire in altri comuni, non solo delle Marche. Nasce dalla conoscenza, dal fatto appunto che essendo ascolano conosco bene la mia città e guardando, paragonandola un po' a quello che succede nelle altre parti d'Italia e del mondo, mi sono reso conto che chi veniva ad Ascoli, parliamo non tanto dei gruppi ma degli individuali, delle famiglie, si limitava spesso a fare una piccola visita a Piazza Arringo, Piazza del Popolo e poi magari con la visita finiva lì e qui non aveva l'opportunità di scoprire invece tutte le tantissime bellezze che la città offriva. Guardando un po' altre realtà mi sono reso conto che Ascoli era assolutamente adatta per l'offerta di un'opportunità, non tanto di un bus scoperto grande come nelle grandi città, che ad Ascoli la grandezza, l'ampiezza di via non lo consentiva, ma di un piccolo trenino che poteva, insomma, ecco, divincolarsi nelle strette rue del centro storico e far apprezzare ai tantissimi turisti le bellezze della città. Anche qui i numeri prima del 24 agosto, perché dopo il 24 Vabbè, agosto chiaro. chiaramente è cambiato tutto. Quest'anno abbiamo fatto ad Ascoli quasi 50.000 passeggeri con il trenino, con l'Ascoli Spoiler, quindi numeri da record, anche perché proprio a primavera abbiamo lanciato un'ulteriore iniziativa legata al trenino di Ascoli, cioè quella di passare dalle due lingue, quindi italiano e inglese, addirittura ad otto lingue internazionali, quindi dando la possibilità a praticamente tutti i turisti internazionali che visitavano Ascoli, insomma, che hanno visitato Ascoli, di poter usufruire del servizio. Prima quindi c'era solo l'italiano e l'inglese, adesso il Adesso invece francese, il tedesco, chiaramente lo spagnolo, poi ci sono lingue internazionali non necessariamente europee, che sono il cinese, il russo e qualche altra lingua orientale, perché abbiamo voluto dare la possibilità un po' a tutti. E la differenza rispetto a prima è anche il fatto che prima che io facevo il mio giro su treno mi dovevo ascoltare sia l'italiano che l'inglese, adesso io ho la mia cuffietta e quindi e mi mi ascolto ascolto la la mia lingua. lingua e basta, e quindi il commentario è anche aumentato e ci sono molte più informazioni. Ovviamente questo rende il turista molto più felice quando scende dal Certo. trenino e sicuramente diamo riusciamo a dare delle informazioni molto più complete. E i numeri comunque in crescita I numeri sono, sì, molto danno più. comunque forza a questo progetto. Ultima battuta, locanda del terzo settore. Scusami, la locanda del Medioevo, Sì, perdonami. Locanda del Medioevo è un ristorante che è partito 3 anni fa, anche lì è un'idea, un'intuizione che deriva da uno dei miei viaggi, perché Ascoli è una città medievale, però al di là della Puntana, che viene appunto realizzata 2 volte l'anno con qualche altra manifestazione che Abbinata. viene fatta, sia abbinata, e di fatto il turista che capitava ad Ascoli in qualsiasi altro momento dell'anno in cui non ci fosse stata la Quintana o non avrebbe avuto l'opportunità di vivere l'esperienza medievale. Ho pensato, perché non creare un luogo dove l'esperienza medievale si possa vivere 365 giorni l'anno? E quindi l'idea della locanda del Medioevo, dove andando a mangiare in locanda ci sono camerieri vestiti sempre in abiti medievali, abbiamo ricreato l'Ascoli del Medioevo e abbiamo ricreato un ambiente in cui appunto chi va a consumare un pasto lì ha la possibilità di avere uno spaccato della vita del circa 300-400 di Ascoli, anche abbinata proprio alla possibilità di mangiare piatti da ricetta medievale ascolana e anche abbinata al fatto che lì abbiamo sempre una musica di sottofondo medievale con luci
praticamente candele, perché all'epoca non esistevano ovviamente le correnti elettriche, e quindi è un'esperienza molto 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 apprezzata da turisti, ma devo dire anche molto dagli ascolani stessi e da gente del posto. Quindi è piaciuta anche questa tua idea, questa vostra idea. Stefano, io ti ringrazio, il tempo purtroppo è terminato, grazie per essere stato con noi e per aver raccolto comunque l'invito di Radio R9 a venire qui a parlarci delle tante iniziative che comunque fate, quindi poi magari l'appuntamento è per ritrovarci per qualche altro progetto che metterai in cantiere. Grazie a te dell'invito. E invece l'appuntamento per gli ascoltatori è per domani mattina, ultima puntata della settimana, sempre con Buongiorno Marcuzzo, sempre a 9:15 su Radio R9. Buona giornata a tutti. Tutti.